paura si vince col dialogo. Topolo, posso farti una piccola domanda? Squid, Squid, certamente Mariola. Dimmi pure, sono qui per questo. Tu non sembri proprio un topo. Come mai assomigli a un canguro? I topi si muovono a quattro zampe e camminano con tutte e quattro, mentre tu te ne stai lì in piedi, come se fossi un canguro. Squid, Squid, hai ragione! Tu hai le sembianze di un topo, ma assomigli a un canguro. Come mai? Squid, Mariola, mi hai fatto davvero una bella domanda. In effetti, faccio parte della famiglia dei canguri, anche se tutti mi chiamano Topolo. Sei solo? No, con mio papà. Tuo papà? E come si chiama? Squid, mio papà si chiama Wallaby ed è l'ultimo della sua specie. Wallaby? Che nome strano. Siete soltanto voi due? Siamo rimasti solo noi, simili a canguri. Di cosa vi nutrite? Carne o verdure mangiate? Non amiamo mangiare carne, se è questo che ti preoccupa. Ero intimorita, ma adesso, parlando, mi sento meglio. Squid, Squid, brava, state tranquilli, non vi farò del male. E cosa ti piace mangiare? Sono goloso di funghi. Solo quelli? Squid, Squid, non c'è molto da mangiare in questa foresta, ma un chilo di funghi al giorno mi basta. Il mio babbo cucina benissimo. Se tu fossi stato amante della carne, lui ti avrebbe cucinato un ottimo brasato. Squid, Squid, no, meglio di no, grazie. Topolo, parlaci un po' più di te. Squid, Squid, d'accordo, ma dopo dovete salire sul mio dorso e partire. Di più, non potete rimanere. Va bene, ti staremo ad ascoltare. Squid, tutti mi chiamano Topolo, ma un soprannome molto particolare. Senza dubbio è legato al colore del mio pelo. Gli amici mi hanno soprannominato Rosso, mentre mio papà ha il pelo tutto nero. Ed è per questa particolarità che ci chiamano il Rosso e il Nero. Ci distingue proprio il pelo. Pensavo fossero i raggi del sole che ti davano questo colore. Invece il tuo pelo è davvero rosso. Squid, Squid, inoltre mi piace vivere in questa foresta, perché anche se sono uno degli animali più grossi, ci rispettiamo tutti. Nessuno di noi pensa di essere superiore ad un altro. Siamo tutti amici e ci aiutiamo l'uno con l'altro. Questa è una lezione che voi bambini dovreste imparare. Gli esseri umani tra loro si devono aiutare. Soltanto così potrete sopravvivere e felicemente vivere. Topolo, hai perfettamente ragione. Posso chiamarti Rosso? Posso già reputarti un'amica, quindi chiamami pure Rosso. Sarà un piacere per me portarti a destinazione. Renato era un po' in confusione. Si sorprendeva di come Mariola aveva sempre una buona parola. Di certo la favella non le mancava. Sapeva essere amica di tutti con il suo modo di fare. Era un istinto naturale. Come continueranno le avventure di Miagolina, la gattina birichina? Presto lo saprai se adesso tu dormirai. Buonanotte e sogni d'oro. Thank you.
dorme, dorme, mi agola.